un nuovo vlog prima di tutto. Allora, svuota la spesa, sono appena stata alla Coop, poi volevo farvi vedere cosa ho preso, perché ho preso tantissime cose, secondo me molto interessanti, anche non ho speso tantissimo, quindi partiamo così sui gelati prima che mi si scongelino. Ho preso questo condiscoglio al pomodoro di Arby, l'ho pagato tipo 2,60€, una cosa così, quindi molto conveniente, tortellini freschi con prosciutto crudo, c'era la mozzarella Santa Lucia, 1,99€, questa è molto buona. Poi ancora troviamo il fruttolo per Megan, sto tirando fuori tutte le cose fresche, più o meno. Ah, i cornetti classici Algida, noi li adoriamo, anche questi a sconto, con il 30%. Vado un attimo a mettere le cose in frigo e torno. Altri freschi, allora ho preso, c'era il prosciutto cotto, quello del banco praticamente, anche la mozzarella, la mortadella, con il 40% di sconto. Sono un po' provata da un avvenimento che è accaduto alla Coop, alla fine ve lo racconto, cioè... Se non vuoi lavorare, non hai voglia, evita, lascia spazio a chi ha voglia. Poi il filetto di salmone, che ultimamente mi sta piacendo un sacco, lo faccio mangiare anche a Megan. Petto di pollo. E questa è la scottona italiana di bovino adulto. Focaccia, prosciutto e mozzarella, questa la adoriamo, è con farina di grano toscana, è molto buona. Choco fresh, sempre, lo sapete, due confezioni, e il latte intero italiano per Megan, fresco, perché prendiamo solo quello fresco. Era in offerta la passata Star Pumarò, quindi ne ho prese due. Poi ho preso l'olio extravergine d'oliva, ho preso questo a marchio Coop, tanto mi serve solo per cucinare, non che non sia buono, però comunque è una miscela di oli vari dell'Unione Europea, a crudo, preferite sempre il 100% italiano, mi raccomando. Poi ho preso la polpa Mutti, che è buonissima per la pizza fatta in casa, i Ringo, che anche erano in offerta. Megan mi ha chiesto di prendere questo pane bianco. Praticamente io non glielo volevo prendere, poi ho pensato, quando mi capita che non ho i panini per farle la merenda per la scuola, per la ricreazione, quello mi può tornare comodo. Sto vedendo che sono particolarmente esaurita con questi capelli, che sono stanchissima, avevo dei sacchetti super pesanti, poi mi sono intossicata per colpa di questa persona brutta. Comunque andiamo avanti. Poi ragazzi, cosa ho preso? Ho preso, allora, altri freschi. Ho preso due di questi purè, dimmi di sì, fresco, è molto molto buono, ne ho preso due perché lo voleva anche Megan, e poi ho preso a sconto il pesto alla genovese di Giovanni Rana. Altri choco fresh, li mettiamo in frigo, queste mousse di mela costano un botto, ragazzi, 1,40€ perché sono di Melinda, ma la Coop solo queste hanno, anche se sono molto buone. Le banane, poi cos'altro c'è? Megan si è presa sti polaretti che avrei evitato, però li ho presi, li ha messi dentro, non c'è ancora della cassa. Boiello, c'era la pasta a sconto e l'ho presa. E poi Megan mi ha preso di prendere, mi ha chiesto di prendere questa pasta qui, con questa forma qui, ha detto la prendiamo, l'ho tolta. E poi pere. Pesche gialle, kiwi che non possono mai mancare, e le uova, che praticamente questo weekend le ho finite completamente tutte. E poi basta, poi mi hanno dato le cartoline, ora metto a posto, mi tranquillizzo un attimo e poi vi racconto cosa è successo. Roba da pazzi. Allora, vi volevo raccontare un pochino sia quello che è successo alla Coop. E mi sono ripresa un po' perché ho appena acquistato i biglietti per andare a Parigi prossimamente, insomma, quindi mi sono ripresa un pochino e è un macello perché ci sono varie compagnie aeree, sicuramente Vueling non la prenderò mai più, anche se comunque ha sempre dei prezzi abbastanza ragionevoli, non in questo caso, e quindi zero proprio. E quindi insomma mi sono rifatta un attimino. Rispetto alla Coop vi dico brevemente cosa è successo. È successo che io ero al reparto freschi a prendere il purè, sapete, quello già pronto, questa è Megan con la TV, e stavo guardando, tra le altre cose facevo anche attenzione a Megan che era lì con me, e stavo guardando questi purè per capire la scadenza, no? Perché ce n'erano alcuni che scadevano veramente a un breve tempo, visto che ne dovevo prendere due stavo guardando. Mentre io stavo facendo questa cosa, all'improvviso ho sentito una botta, ragazzi, allucinante, ve lo giuro, io non sono una persona che si spaventa molto facilmente, sono saltata perché praticamente ho sentito questa botta accanto a me e pensavo anche fosse Megan, ho detto magari è cascata, mi sono spaventata un sacco, mi sono
praticamente stonata l'orecchio, vi giuro. Ed era la cassetta, non so cos'era, di plastica, che questa signora aveva gettato a terra accanto a me fortissimo e che appunto mi aveva stonato. Vi giuro ragazzi, è forte, forte, forte. Comunque lì per lì sono spaventata, lei neanche mi ha detto nulla, poteva dire, guardi tranquilla, sono io, perché mi ha visto che sono proprio saltata, va bene. E allora io guardavo questi, come si chiamano, questi purè, guardavo la scadenza. E nel frattempo stavo guardando me, faceva Megan, aspetta, mamma sta guardando la scadenza, un secondo, me ne prendiamo due, allora lo vuoi anche tu, così. Questa tizia mi ha iniziato a fare il verso, come dicono in Toscana, faceva scadenza, mamma, scadenza, facendo anche un pochino l'accento napoletano, quasi per prendermi in giro. Al che io mi sono accorta di questa cosa e mi dava anche abbastanza fastidio, ho rincarato la dose e non mi sono mossa da lì per controllare le scadenze che io volevo controllare. Ragazzi, ma questo, cioè, non è che stavo lì da un'ora, voglio dire, sono stati 20 secondi. Questa tizia che stava sistemando delle cose accanto e che non doveva venire dove ero io appoggiavo il purè, mi giravo, Megan, vieni, lei riprendeva il purè e lo metteva da un'altra parte, tra le altre cose dove non doveva stare. Io lo riprendevo e lo rimetteva di nuovo, me lo spostava, me lo toglieva da mano praticamente, al che a un certo punto si è messa davanti a me fisicamente e ho detto, scusi, devo passarle davanti? Ho detto, prego, però io dovrei prendere dei prodotti, insomma. Sì, sì, fa tutta infastidita, faccia pure, ma io le devo passare davanti per dire, ti devo rompere le palle, insomma. Cioè, ragazzi, io sono rimasta allibita da questo atteggiamento ingiustificato, cioè io non capisco, io sto lì tranquillamente come tantissime altre persone, sono persone che passano le ore davanti a, ma saranno stati 20 secondi, cioè questa qui mi ha fatto il verso, mi si è messa davanti fisicamente, mi ha fatto spaventare da morire, sono stata tutto il pomeriggio, vi giuro, infatti da quando ho fatto lo svuoto della spesa saranno passate 3 ore perché non mi riuscivo a riprendere, ma stiamo scherzando, io non ci potevo credere, non ci potevo credere. Al che sapete che ho fatto prima di andare via? Sono andata al box info perché non mi piace questa cosa. Ci sono tante persone, pazienti per bene, che amano il proprio lavoro. Questa signora era veramente infastidita dai clienti, probabilmente, o infelice del suo lavoro. Io non lo so. Oddio, spengo la luce magari. Sì, ma è notte. Facciamo così. Ok. E ho chiamato praticamente, sono andata al box, c'era una signora, ho detto scusi, lei è il direttore del negozio? Mi dice no, un attimo, io lo chiamo. Me lo ha chiamato, era impegnato, mi dice guardi, mi ha detto che è impegnato, se può aspettare un quarto d'ora. Ho detto ma guardi, dico a lei, non c'è bisogno neanche di parlare con lui, magari poi riferisce. Io ho detto cosa era accaduto, la signora è rimasta sconvolta, ha detto no, ma come, lei può stare tutto il tempo che vuole scegliere. Ho detto guardi, non è che c'ero da un'ora, tra l'altro con la bambina faccio la spesa veramente super veloce. Ho detto ma questa persona insomma non dovrebbe comportarsi così con un cliente, né tantomeno, la cosa che mi ha dato più fastidio, tu mi fai il verso, cioè ragazze, di cosa stiamo parlando ancora nel 2019, ancora? E soprattutto cambia lavoro se sei infelice di quello che fai, non lo puoi cambiare? Fai altro, cioè trova un motivo valido per stare dove sei, non lo so ragazzi, ma non si fa così, cioè veramente sono rimasta male, perché non è allucinante. E la signora ha detto sì, lo dirò al direttore, lo farò presente, perché non è accettabile insomma un atteggiamento del genere, quando di solito, devo dire, non mi è mai successo in questi 10 anni di trovare una persona scortese alla COP o altro, sono sempre piuttosto cortesi, disponibili. Senza parole, veramente. Comunque, questo era il succo. Ora vado a preparare la cena, che si è fatta una certa cerca i biglietti. Ieri costavano molto meno, stamattina costavano di più. Adesso ho trovato una via di mezzo. L'unica cosa, ragazze, è che a sto giro li ho presi con Ryanair. E quando volate con Ryanair, adesso c'è il trucchetto che sì, paghi poco, ma devi pagarti il bagaglio a mano. Cioè, puoi portare una borsa piccola, il bagaglio a mano, il trolley piccolino, che con le altre compagnie non paghi, lì lo devi pagare. Oltre al fatto che pago il posto per sedermi, mentre per i bambini è gratuito. Però, nonostante tutti questi costi, costa sempre meno degli altri. Ho visto le altre compagnie low cost e comunque costavano di più. Quindi, insomma, non arriviamo proprio a Parigi Centro, dovremmo poi prendere la navetta, eccetera, eccetera. Però, insomma, va bene così, gli adulti pagano un pochino in più,
per questi servizi, ma va bene, insomma. Io vado a preparare la cena e ci aggiorniamo dopo. Questo è il macello che succede, guardate qua, 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 la mia dispensa, perché lì c'avevo tutti i documenti. Ogni anno, e buongiorno, porto santo, continua a cascare roba, mi riprometto di essere più sistemata e ordinata l'anno successivo per tutte le ricevute, le cose da tenere, va bene? Non è che io non le metta solo in un solo posto, perché non le devo andare a cercare in giro, per fortuna, però faccio un casino, cioè tengo quelle degli anni precedenti, tutte le volte mi devo mettere a ricercare, faccio un lavorone, dovrei dedicare una scatola tutte le volte, come faccio? Perché poi la scatola c'è, ma se non mi metto lì con tanta pazienza a cercare uno per uno. Ora, per esempio, non trovo due documenti importantissimi, non so dove li ho messi, tanto che erano importanti, li avrò messi in un posto sicuro, non li trovo più, e ho provato tramite il sito, ho chiamato, l'unico modo per recuperarli è andare fisicamente a riprenderli, cioè... è fuori a magembre, come si fa? Veramente, io non lo so. Visto che ormai è accesa la videocamera e voglio lasciarvi una cosa positiva, vi volevo far vedere un prodotto che però è sepolto sotto i miei documenti. Eccolo qui, vi appoggio sulla pila. Comunque, voglio farvi vedere questo prodottino qui. È un prodotto che non vedo l'ora di usare, soprattutto perché non l'ho mai usato di questa tonalità. Sto pensando dove appoggiarvi. Se voi vedeste come siete appoggiati, cioè io sono veramente fuori di testa. Comunque, voglio parlarvi di questo prodottino, che è un mascara di MAC, si chiama Hot & Hourly Lash Mascara Double Effect. Eccolo qui. E vi dicevo, non vedo l'ora di provarlo, perché è un prodotto molto particolare per due motivi. Uno, perché, vi faccio vedere, a parte c'ha un pack bellissimo, vedete, ha i brillantini viola e poi la parte superiore al cappuccino fucsia, fluo, ma la cosa che mi piace di più è che questo mascara, ragazze, è doppio, cioè svitando la parte viola avete il primo scovolino grande che serve a dare volume, e poi parliamo dopo del colore, ma poi andando ad aprire, a svitare quello fucsia, avete un altro mascara che invece serve ad allungare. Eccolo qua. Ed è una cosa spettacolare, perché prima utilizzate la prima parte per dare, insomma, volume alle vostre ciglia, e poi alla fine andate ad allungare con la seconda parte. A me sta piacendo molto. Sapete che sono particolarmente mascara, perché comunque spesso mi danno fastidio agli occhi e quindi, insomma, cerco sempre qualcosa di alto livello. E questo mascara lo è assolutamente. La cosa principale che mi è piaciuta e che ho provato per la prima volta è il colore. Non so se ci avete fatto caso, ma questo è un marrone scuro, non è il classico nero. E vi devo dire che l'effetto naturale che dà alle ciglia è una cosa pazzesca, soprattutto sui look sia più nude, più naturali, ma anche su uno smoky sui toni del marrone magari opaco, andando a terminarlo con questa mascara di questo colore e poi appunto quelle caratteristiche che ha, allungante, volumizzante, due in uno, vi dico, è una cosa veramente veramente molto molto bella. Ora non appena, insomma, lo indosserò, vediamo se riesco già in questo vlog o nel prossimo, ve lo faccio vedere, e tanto ve ne riparlerò, lo sapete, sempre anche nei prossimi video, perché lo sto super testando, vi faccio sapere, insomma, come mi ci sto trovando. Io vi lascio il link a questo prodotto nell'info box. Ringrazio MAC per avermi fatto provare questo prodotto che appunto mi ha offerto MAC. Niente, ora io esco e vado a cercare di recuperare sotto la pioggia questi documenti che non trovo. A che punto siete, ragazze? Come vi organizzate? Siete più brave di me? Nel senso che avete una scatolina con tutte le cose per anno sistemate, tutti i faldoni? Vi invidio, perché lo vorrei sempre fare, ma alla fine non lo faccio. E quindi sì, metto tutte le cose nel solito punto, ma poi puntualmente le devo andare a ricercare. Buonasera ragazze, io sono reduce da praticamente un pomeriggio, aspettate che sistemo la luce, sono reduce da un pomeriggio infinito, perché praticamente oggi c'era il saggio barra lezione aperta di fine anno di Megan, quindi siamo stati appunto a vedere il fine anno, molto molto bello, perché era tutto incentrato su Leonardo da Vinci che hanno studiato quest'anno. Ed è stato veramente bello, hanno cantato delle canzoni, hanno parlato delle opere di Leonardo, è stato super interessante, e mi fa piacere il fatto che comunque si leghi con Megan, per esempio, che è stata al Louvre, siamo stati al Louvre, vedrà tantissime opere, ancora mi chiede per esempio di andare, non lo so, a Milano a vedere il Cenacolo, altre cose, quindi è molto molto interessante che già da così piccolini si appassionino
alla storia e all'arte, poi a lei l'arte piace particolarmente. Poi siamo andati a fare altri giri e siamo tornati solo ora, praticamente io sono fuori dalle 3, sono le 7, sono a pezzi ragazze. Questo video vlog secondo me sarà tipo una cosa a puntate, perché io non mi ricordo quando ho iniziato a girarlo e insomma ci saranno probabilmente parecchi stacchi, ma ci si fa compagnia, spero vi faccia comunque piacere. Volevo rispondere a una ragazza che mi aveva chiesto in dei commenti, insomma, cioè lei diceva mi piacerebbe molto, secondo me potresti partecipare a cortesie per gli ospiti. E le ho detto guarda che me l'avevano chiesto di partecipare e lei mi dice ah, allora ti ci vedremo e lì poi ho detto magari ti spiego meglio in un video perché la questione è un po' insomma lunghetta, neanche tantissimo, e allora lo spiego a tutte voi. Su Real Time in questi ultimi mesi c'è questo programma che è molto 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 carino e secondo me ben fatto. Apro parentesi, io non li devo comprare più ragazze, cioè, questa è la mia droga ufficiale, l'avevo comprati per il cinema ma me li mangio e poi vabbè. Lasciamo stare. Comunque c'è. Andiamo sul divano, che sono un po' stanca. Andiamo sul divano. Allora, eccomi qua, sono un po' più comoda. Dicevo, su Real Time c'è questo programma molto molto carino che si chiama Cortesie per gli ospiti e che appunto consiste, per chi non lo sapesse, ma secondo me lo sapete tutti, ci sono tre giudici che vanno a cena in due case diverse, con due coppie diverse, che possono essere amici, fidanzati, mamma e figlio, insomma quello che vi pare. Questi tre giudici giudicano rispettivamente la cucina, quindi il menù, il pranzo, eccetera, la casa, perché c'è anche un architetto, mi sembra, e poi o comunque un interior design, una cosa del genere, e poi, quindi un cuoco, non so proprio se è un cuoco lui, comunque sì, e poi la mise en place, e c'è Xaba, in questo caso, che si occupa appunto di giudicare la mise en place, ma anche le buone maniere più che altro. A me mi prude l'occhio perché sta arrivando la primavera, che poi non è vero, e mi sta iniziando a dare fastidio l'occhio. Devo mettere le goccine. Comunque, la scorsa estate, quando stavano girando queste puntate qui, sono stata contattata da Cortesie per gli ospiti. Sono stata contattata per partecipare e la puntata sarebbe stata girata, mi pare, ad agosto. Sì, perché era tipo a luglio per agosto, qualcosa del genere. Scusate se continuo a toccarmi l'occhio, ma mi brucia particolarmente. E niente, io sono stata anche molto, vi devo dire, come si dice, contenta e lusingata di questa cosa. Però ho dovuto dire di no perché non era, cioè la casa non era ancora pronta, nel senso che avete visto che poi noi quest'inverno abbiamo fatto, lo scorso inverno abbiamo fatto diversi lavori in casa, abbiamo spostato la cucina, abbiamo risistemato la sala, eccetera, eccetera, e quindi comunque mi avrebbe fatto piacere più che altro farlo con la casa attuale, anche se vi dirò di più. Più che altro ho detto di no perché sapete la mia questione privacy, casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il motivo che mi ha spinto a dire di no è più quello rispetto al fatto che comunque la casa non era pronta, perché mi avrebbe fatto piacere anche partecipare con la casa come era prima, perché era stupenda anche prima, semplicemente aveva un altro stile che rispecchiava, tra virgolette, la vecchia me, cioè nel senso quello che mi piaceva prima. Quindi anche in quel caso sarebbe andato bene, ma mi sarebbe piaciuto di più farlo adesso con la casa così com'è adesso. Però dall'altro punto di vista, comunque è una cosa che avrei dovuto condividere non per forza con Gabriele, magari con un'amica, con un parente, quello che è. Però non so neanche quanto a Gabriele avrebbe fatto piacere, perché anche lui è piuttosto riservato. E quindi tutta questa serie di cose, insomma, mi hanno portato a dire di no, anche se siamo dei grandissimi, grandissimi fan del programma. E c'è Megan che tutte le volte, tutte le sere che lo guardiamo, dice: mamma, ma perché non partecipi anche tu? Quando io ho spiegato che mi avevano chiesto di partecipare, ho detto di no, ci è rimasta malissimo. No, dobbiamo andare anche noi, così. E quindi nulla, questo è, nel senso, non, chissà mai che magari un giorno non parteciperemo anche noi nuovamente, nel senso pure che ci sarà occasione di farlo. Mi farebbe piacere? Vi dico sì, anche perché sono una persona competitiva, quindi sicuramente parteciperei per vincere. Nel senso, io sono cresciuta facendo anche parecchio sport anche a livello agonistico, perché io sono istruttrice di karate, non so chi di voi lo sappia. Però
pure no, sono cresciuta in palestra praticando karate a livello agonistico per molti anni e quindi insomma ho un pochino lo spirito della competizione. Ho partecipato già a un altro programma di real time, dove però avevo chiesto io, ho fatto io la domanda sul sito anni prima e poi mi hanno richiamato anni dopo, che è Shopping Night. Molti di voi mi hanno visto a Firenze e sono la regina dello shopping di Firenze perché ho vinto, io sono la campionessa in carica attualmente, finché non faranno nuovamente insomma il programma. Lo trovate, per chi me lo chiedesse, sul sito di Real Time, nella tappa di Firenze, quindi la tappa fiorentina. Ci sono io e altre tre ragazze che ci sfidiamo a colpi di look e outfit per delle occasioni particolari e soprattutto un tema molto molto particolare. Comunque niente, per dirvi che vabbè, a parte vincere, scherzo, mi farebbe piacere sì partecipare, però vi dico, mi farebbe piacere, non lo so neanche io. Sì, mi piacerebbe perché riguarda insomma tutti i temi che mi affascinano tantissimo, quindi il tema dell'arte del ricevere, l'arredamento, il cucinare, insomma, anche se sicuramente mi farebbe piacere fare quei piatti che so fare bene, magari anche del sud, però poi non lo so se appunto l'idea di mandare tutto in TV, non lo so, ragazzi, andrebbe visto. Sicuramente sì, da un lato mi farebbe molto molto piacere. Comunque niente, volevo raccontarvi appunto questa esperienza in maniera un po' più dettagliata perché tramite commento sarebbe stata abbastanza difficile, così sia quella ragazza che le altre che me l'hanno chiesto in passato hanno un'infarinatura, e anche voi, insomma, che avendo guardato questo vlog sapete questa cosa di me, che magari non so se avevo mai raccontato, ma penso proprio di no. Adesso corro da Megan e ci aggiorniamo dopo. Dobbiamo andare a fare la lavatrice, venite con me. Cioè, in realtà, ragazze, devo lavare queste robe qui. Sono le robe nuove. Ne ho aggiunte altre. Non avevo fatto ancora la lavatrice perché ho aggiunto le cose di Megan. Ho aggiunto questa tutina magnifica che non ho neanche ancora provato, ma adoro. Vediamo se ve la faccio vedere. Allora, eccolo qua. Aspettate che c'è la luce. Comunque, è praticamente questo abito. Eccolo qui, con questi toni del marrone, del nero, dell'oro. Mi piace un sacco. Ovviamente, ragazzi, la stampa ricorda tantissimo Versace, che ve lo dico a fare. L'unica cosa che non mi fa impazzire è lo scollo, perché è tagliato così, però sicuramente sbottonato è più carino. E poi viene, ecco qua, ora lo stavo sbottonando. Poi viene con il nastrino di raso. E poi vabbè, che ve lo dico a fare. Uno sbottona qui e c'è un bellissimo spacco. La manichina sarebbe lunga, vediamo a me dove arriva perché io non l'ho neanche ancora provato. Magari dopo lo proviamo, lo faccio vedere se mi riesce. E mi piace molto, molto, molto. Avevo preso questa e poi avevo preso una gonna. Vediamo se ve la faccio vedere anche quella lì dov'è. Che ho preso praticamente per cambiare. È questa. Vedete così, ragazzi, è questa gonna, beh, tutta stropicciata adesso. Che viene con le tasche davanti, non so se si vede, vedete, c'ha le taschine. Viene con le taschine davanti ed è lunga, tutta stropicciata perché comunque sta cesta da un po' di tempo. Viene lunga con l'elastico ed è appunto una gonna lunga, molto carina, leggera. Mi piace molto il tessuto perché è super morbido da portare in estate con un sandaletto. Il brand, se vi interessa, è Bog Station, questo qui non lo so. Io ero andata a cambiare un'altra cosa, non sapevo proprio cosa prendere e alla fine ho preso questa, ma avrei anche evitato. Però alla fine ho detto vabbè, un pezzo basic, questo rosa super chiarissimo con una magliettina sopra anche bianca a mezza manica, una canotta, va bene. E poi appunto ho preso invece questo abito con il quale sicuramente ho usato abbastanza. Sono quasi sicura che mi andrà un po' cortino, quindi devo abbinarci bene la scarpa sotto, però a me questa stampa mi ha fatto impazzire, ragazze. La trovo super su, la trovo veramente molto importante da saper portare, ma allo stesso tempo la trovo sexy e anche elegante, veramente super femminile secondo me. Dietro praticamente uguale, vi faccio vedere perché è così. E vabbè, questo è. Ora faccio la lavatrice. In realtà volevo capire se ho parecchie cose da lavare. No, infatti, posso approfittare e fare la lavatrice di queste cose qui. Almeno non ho cose urgenti da lavare. Allora procediamo così. Ah, ragazzi, è importante, vi volevo dare l'aggiornamento circa la coperta plaid che avevo preso da Maison du Monde e che puzzava di una puzza che non si può dire in video, non so se vi ricordate.
quella che sono dovuta andare a riportare fino a Prato. Ebbene sì, l'ho riportata tutta a posto, l'ho ricomprata dal sito, me la sono fatta spedire a casa. E nel negozio mi aveva detto il responsabile: guarda, non ho mai sentito una cosa del genere, oddio, puzza tantissimo. Mi ha detto anche lui, non ce la faceva neanche a sentirlo, è strana questa cosa, sarà stato un caso, tranquilla. Ragazzi, mi è arrivata un'altra volta la coperta e puzza pure questa, però puzza meno, ma l'odore è sempre quello, vuol dire che è l'odore di fabbrica, c'è poco da fare. Allora cosa ho fatto? Mentre l'altra era di una puzza insopportabile, insopportabile, questa qui puzza comunque, il che non è normale, ma puzza un po' meno. L'ho lasciata fuori 2 giorni all'aria, così, e devo dire che l'odore è un pochino andato via, però adesso faccio anche per quella la lavatrice da sola, con pisane e tutte le cose, chi più ne ha più ne metta, per cercare di togliere questo odore. Cioè l'odore è già andato via, devo dire, semplicemente per lavarla. Io mi chiedo, ma com'è possibile? Cioè che abbia un odore così di fabbrica? Non le controllano, forse dove le tengono, io non lo so. Il problema, dice, perché non la rimandi indietro e basta di lei? Ma perché? Uno, mi piace tantissimo, e due, cioè, secondo me non è solo un problema della coperta, è un problema un po' di tutto quello anche che indossiamo, eccetera eccetera, perché alla fine vengono fatte tutte negli stessi posti e trattamenti ai quali che subiscono sono gli stessi. Magari poi per alcuni capi o altro fanno ulteriori verifiche, fanno magari ulteriori, non dico verifiche, perché comunque Maison du Monde è un brand molto importante, per evitare ciò. Sarà normale, è un odore di fabbrica, ci sta anche quello, però è un odore insopportabile. Comunque sono riuscita a gestirla così, giusto appunto per darvi un feedback e per dirvi che la puzza è rimasta, però appunto molto molto meno. E niente, ora devo preparare la cena, stasera pure, e pensavo di fare le rave col pane, visto che c'è il pane fresco, super campano, super buono. E niente, poi stasera c'è la semifinale di The Voice, non so se voi lo state seguendo, noi sì, tanto, e ci piace veramente molto. Dopodiché vi voglio far vedere una cosa che ho acquistato da Carpisa. Vi avevo detto che era andato per Gabriele per prendergli i portafogli, che appunto sarà avuto quel problema. Siamo andati in un altro negozio, l'abbiamo trovato diverso dall'altro, ma gli è piaciuto comunque tanto, e io sono impazzita per alcune collezioni di Carpisa, solo che sono arrivata piuttosto tardi, non c'è più niente, ma ho trovato questo che mi piace un sacco, eccolo qua. Praticamente, ragazzi, è questo borsellino gigante con i 2 cuoricini in cima, c'è anche rosso, nero e rosa, così e basta, mi sa. Costa 10,95 €. Eccolo qui, è super carino e super capiente. Se riesco lo apro, ve lo faccio vedere anche. Lo faccio vedere anche dentro, ora c'è la carta, comunque è veramente super super capiente. E c'era anche quello piccolino, cioè inizialmente volevo prendere proprio, sapete, il borsellino della nonna, perché la forma è quello piccolino. Poi però ho visto questo grande e mi piace. Tra le altre cose è una bella tela, perché comunque è lavabile. E vi dicevo, sono una marea di collezioni che mi piacciono da Carpisa, però praticamente non c'è più niente, non ci sono i colori, non... è rimasto veramente poco. Ma sicuramente andrò a farci un altro giro, perché voglio prendere qualche altro pezzo, sia di questa collezione che di un altro paio che ho visto, sempre a tema fuori, eccetera eccetera. È super carino, ragazze, e questo secondo me mi sarà anche molto comodo in viaggio, comunque per tenere le cose che devo avere subito sotto controllo a portata di mano, perché vi do un consiglio, ma sicuramente già qualcuno di voi lo sa: organizzatevi la borsa anche a pochette. Per dire, la pochette dell'altro giorno, che però quella la posso tenere anche in mano da sola, per i biglietti, per i documenti, per dei soldi, volendo c'entra anche il cellulare, questa qui la metto nella borsa con già dentro le cose di cui ho bisogno, la sfilo senza andare a cercare cose che magari non troverei mai. E quindi comunque la borsa organizzata con delle pochettine vi aiuta, vi facilita sicuramente la vita. Ci sarebbe bene un altro What's in my bag, fatemi sapere se vi può interessare. Voglio pubblicare questo video prima di fine maggio, quindi vi do l'ultimo giorno proprio per poterlo fare. Oggi è l'ultimo giorno per avere il 20% di sconto sul sito di The Colvin Co, che è il sito appunto di fiori bellissimi, di mazzi di fiori bellissimi. Trovate sul mio canale, magari ve li lascio su nelle info, i video dei mazzi di fiori che ho scelto io, e potete utilizzare questo sconto, il mio sconto lo trovate nell'info box, magari ve lo scrivo anche qui sotto, per avere il 20% di sconto su un ordine. I mazzi di fiori sono bellissimi,
È una cosa veramente, ragazzi, super top, con la scatola con cui vi arrivano, con i nutrienti, potete fare un regalo bellissimo. E la cosa più bella è che il prezzo della spedizione è già incluso nel prezzo dei fiori e soprattutto si possono consegnare entro 24 ore, escluse isole e mi sembra la Calabria. Quindi, inoltre, una cosa che vi dico, dici sì, ma scade adesso, ma a me serve tra 15 giorni il mazzo, non mi serve ora, te lo compri adesso con consegna tra 15 giorni, quindi comunque può essere una cosa super importante. Io vi ho tenuto attivo questo codice per tutto il mese e adesso vi ricordo che è l'ultimo giorno, quindi dateci dentro, anche io penso che prenderò un bel mazzo perché mi piacciono un sacco, tengono tanti giorni, cioè anche 2 settimane e vi rendono la casa più bella. E poi ragazzi, l'estate sta arrivando, eh. Cioè, ci sto credendo, ho saputo che tra 2 giorni insomma inizierà il caldo vero e proprio, quindi crediamoci, già oggi pomeriggio si schiattava dal caldo e quindi è arrivato pure il momento di farvi il video del cambio dell'armadio e dell'organizzazione che stavo rimandando per il meteo, non ho più scuse. E niente ragazzi, io vi saluto, questo vlog è stato un po' a puntata, è stato un po' così, lo vorrei chiudere perché almeno poi riesco a girare i nuovi e prossimi video e spero questa settimana, entro questo weekend più che altro, di girarvi finalmente il makeover del mio studio e anche il tour. Se riesco a sistemarlo tutto questo weekend perché è incasinato, vi giro anche lo studio, promesso, vi giro anche lo studio, vi giro anche l'home, vi giro anche il tour. Gesù, quanto sono stanca! E fatemi sapere se vi fa piacere con i commenti, ma soprattutto con un like, quindi lasciatemi tanti like se mi devo impegnare per sistemare lo studio questo weekend e girarvi il tour. Benvenuti a tutte le nuove iscritte, io non ve lo dico mai all'inizio video, ho notato che tutti lo dicono all'inizio video, a parte me che lo dico alla fine, perché forse sono ingenua e spero che guardate i video fino alla fine. Iscrivetevi al canale, quindi se non siete iscritte su Filomena Amore, lasciate un like. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!